oggi sei a capo di Artery Boone, hai creato, possiamo dire, da zero questa visione di Rituri Online, siete il primo sito del settore, o perlomeno quantomeno per visualizzazioni e per attività. Quindi significa che la tua strategia di contenuti è stata vincente. Oggi qualsiasi cosa tu digiti legata al mondo dell'arte, a te ne apparirà un vostro articolo, se non il primo, comunque nelle prime quattro pagine. Questo significa che la copertura deve essere, il contenuto deve essere utile, da un lato per chi lo cerca e B deve essere fruibile, quindi raggiungere velocemente. Massimiliano, benvenuto e grazie tante Grazie a te. di essere qua. Finalmente arriva l'editoria, editoria online, editoria che sta e ha cambiato in qualche modo le regole. Tu sei stato uno dei primi protagonisti ad aver avviato l'editoria dell'arte online. Cos'è successo? Come mai sei arrivato? Dunque, oggi è il 21 di novembre del 2019. Stiamo girando il 21 novembre del 2019, così riveliamo anche le date di quando registrate, eh? Questa è una cattiveria perché almeno capiamo anche la distanza di quanto siamo veloci o bravi. In realtà è una programmazione un po' più lunga, ma ci siamo. Però lo volevo dire perché il 21 di novembre, se non mi sbaglio, potrebbe essere stato il 20, ma mi sembra il 21 del 1999, Quindi 20 anni fa. venne pubblicato il mio primo articolo sul primo giornale online di arte in cui iniziai a provare una collaborazione, che era Exhibart, che all'epoca non era altro che una prova, esiste ancora, quindi i nostri ascoltatori lo conoscono probabilmente, non sto a spiegare di cosa si tratta, ma all'epoca non era altro che la prova online di un sistema operativo, di un CMS ante litteram, molto rivoluzionario, che permetteva, cosa che adesso è normale con i vari WordPress, eccetera, di aggiornare i contenuti da qualsiasi luogo in cui si era, semplicemente loggandosi con una password e un nome utente e potendo da qualsiasi computer collegata a internet, che all'epoca già esisteva da qualche annetto, poter modificare, inserire contenuti, inserire foto, pubblicare online dei contenuti. Quindi era una sorta di banco di prova, iniziai a collaborare in quell'anno lì, in quel mese lì, e poi piano piano lo trasformai in un vero e proprio giornale e magazine online con tutti gli annessi e connessi, le articolazioni che ebbe dopo pochi anni, a partire dagli anni 2000, tanti collaboratori, tanti contenuti, un linguaggio trasversale, un'attenzione ai temi non solo dell'arte in senso stretto, ma anche dei linguaggi, dei mondi creativi adiacenti. Quindi stiamo parlando di 20 anni, insomma, questo per dire questo aspetto, E fu il siamo agli primo esatti approccio 30. all'arte? Dunque, che succedeva in quegli anni? In quegli anni ero a Siena a studiare scienze della comunicazione, perché negli anni 90 andava di moda scienze della comunicazione. I nostri millennial che ci seguono non capiscono di cosa stiamo parlando probabilmente, ma posso assicurare che negli anni 90 una delle cose che era più alla pace era andare a studiare in questo nuovo corso di laurea che gemmava un po' dalle facoltà a seconda delle università di lettere o di DAMS, nel quale si studiava un po' un mix tra tecnologia, giornalismo, nuovi media. Io faccio parte di quelli, 2001, quindi era la stessa Siamo scelta. più o meno lì. Negli anni della seconda metà degli anni 90 questa cosa era pervasiva. Io mi feci ovviamente fregare o coinvolgere da questo andazzo. E andai proprio a studiare proprio nel cuore di questa cosa. I due fulcri di questo insegnamento erano Bologna e Siena, ed era molto difficile entrare in queste facoltà, perché all'epoca c'era il numero chiuso, non c'era questo buonismo che c'è oggi, secondo cui tutti possono in qualche maniera accedere a un corso universitario. C'era ancora, rimaneva un po' ancora di meritocrazia in determinate facoltà, che era difficile offrire a un numero vasto di persone, quindi provai sia a Roma sia a Siena, passai in realtà tutte e due, però poi decisi di andare a Siena per questioni mie, mi piaceva Vuole provare a cambiare vivere aria. da solo, ma poi senza fare tanto l'eroe, avevo tutta una serie di facilitazioni, perché mia mamma lavorava, adesso in pensione, ma insomma lavorava a Trenitalia, quindi non pagavo il Quindi poteva fare treno. avanti e indietro. Probabilmente non avrei fatto la stessa scelta se avessi dovuto spendere tutti i soldi di trasporti, perché poi comunque tornavo a Roma al fine settimana, eccetera. E poi mio babbo è di Siena, quindi avevo una casetta a Siena in centro che mi consentiva di non fare la Due vita, scelte oculate, insomma, di non dai. fare la vita dello studente, che probabilmente non era per me, Quindi hai no? detto famiglia, Di vivere libertà, in affitto con la pasta al tonno e i ripiani quindi del casetta frigo. propria, la libertà di scegliere, ok, sai che c'è. Allora a quel punto ho detto: se non faccio questa scelta qui, sono veramente un rammollito, insomma, no? Faccio veramente parte dello stereotipo di quelli che restano da mamma. E allora, con un po' di coraggio, ma poco rispetto a quello che potrebbe sembrare, ho deciso di spostarmi su Siena e quindi feci quella roba lì. Dopo pochi mesi di queste scienze della comunicazione, che iniziarono ai miei 19 anni, insomma, quando avevo neanche 19 anni, quando avevo dopo la maturità, quindi 1997,
Dopo alcuni mesi mi resi conto che stavamo parlando di cose abbastanza evanescenti, che avevano senso soltanto se immediatamente applicate, semmai, e quindi iniziai subito a cercarmi delle collaborazioni. In giro per i giornali, in giro per la stampa locale. Quindi già scrivevi in quel momento o avevi l'ambizione di farlo? Stavo iniziando malissimo a scribacchiare, senza una formazione su quello specifico, perché scienza della comunicazione non è il corso di giornalismo, non è la scuola di scrittura, non è nulla di tutto questo. Potevi andare in agenzia di marketing, magari. Esatto, stato più per cosa che hanno fatto molti miei colleghi, no? Esatto. Poi dopo. Però mi interessava quella parte lì, mi interessava la parte di divulgazione, di giornalismo, che avevo provato anche a fare a scuola, alle superiori, cercando di fare giornalini, eccetera. Quindi c'avevo dentro quella voglia lì di comunicare attraverso quei mezzi e quella passione, quello senz'altro. Iniziai a collaborare in realtà prima di questo famoso novembre del 99 con un giornale settimanale di cultura che veniva pubblicato solamente a Siena e che era diretto da Omar Calabrese, un compianto grande professore universitario italiano che all'epoca era uno dei professori leader di scienze della comunicazione a Siena. E lì scrivevo soprattutto di teatro, cose strane. Sempre cultura, dai. Sì, sempre cultura visiva. Cioè, seguivo un po' di cose relative al teatro, ma in maniera ultra locale. E poi dopo iniziai a muovermi online, perché iniziava quella roba lì. Era molto di nicchia, poco considerata, soprattutto dai primi referenti che hai quando ti occupi di cultura e fai il giornalista, che sono gli uffici stampa, no? Dai quali hai un feedback immediato, percepisci subito se quello che stai facendo ha un impatto, ha un'autorevolezza o no. E scrivere su un giornale online era veramente una roba. Un giornalismo minore, se tale poteva essere considerato. Sì, insomma, era considerato una cosa abbastanza minore. Ma venivi esattamente l'inverso di quello che è oggi, no? Venivi dopo. Al contrario, quasi. Beh, oggi anche insomma il più tradizionalista degli uffici stampa si rende conto che su un quotidiano quello che c'ha è solamente un po' di prestigio ancora, però non c'ha certo i lettori, no? Ma basta vederlo anche al contrario, che le stesse testate, e questi stessi quotidiani, Repubblica, Corriere, hanno e fanno numeri ben più grandi sull'online rispetto alla distribuzione. Esatto, quindi iniziai a scrivere su questi giornali qui cartacei. Poi guardai online e iniziai a collaborare con un giornale online che non esiste più e che si chiamava Art and Job Magazine, un giornale che aveva l'ambizione di parlare di arte e di offerte di lavoro. Su due lungimirante era in quel periodo. Molto lungimirante. Ma all'epoca c'erano. No, era prima del famoso novembre del 99, quindi probabilmente era l'inizio del 99. Io sono nato alla fine del 78, quindi avevo 20 anni esatti. Su questo io mi ricollego, perché poi oggi scrivo un libro sulle professioni dell'arte, quindi è curioso questo che sia avvenuto 20 anni prima e ancora oggi la tematica è in evoluzione, del fatto in cui poi tu hai scritto ovviamente un contributo. La cosa interessante è che in quegli anni c'era un'offerta di editoria online clamorosamente variegata, interessante, vivace, in continua evoluzione, con progetti che nascevano e morivano in continuazione. E questo è esattamente il contrario di quello che avviene oggi, dove è tutto fermo, dove non ci ricordiamo qual è l'ultimo sito importante di cultura che è nato in questo paese. Se ci mettiamo a freddo, a caldo non ci viene in mente. E invece all'epoca c'era si respirava un'area molto pionieristica in quel settore, era molto interessante questo aspetto. Quindi era normale il fatto di trovarsi delle collaborazioni, eccetera. Questo poi si è strutturato e alla fine mi ha permesso, dopo qualche mese, di trovare un po' casa in quello che è stato Exit. Oggi aprire un blog, che si utilizzi un CMS, che sia WordPress o qualsiasi altro sistema, è relativamente facile, quasi tutti. Oggi infatti il contenuto vale quasi più della struttura tecnologica, al di là delle strategie di SEO e di altre competenze. In quel periodo invece dovevi fare un sistema nativo, programmare una piattaforma. Non c'erano i CMS disponibili a tutti, gratuiti, però... C'era ancora ICQ, forse tu l'hai conosciuto. Sì, come no, certo. Beh, poi la mia frequentazione della rete è molto precedente rispetto quindi a tutto MySpace, questo. MySpace ancora, sì, no? Sì, canali. Sì. Cioè, stiamo parlando del primo anno di università, ma io utilizzavo internet da molto prima, insomma, durante gli anni delle superiori. Beh sì, è una cosa, non sono nativo, per generazione non sono nativo digitale, perché mi ricordo ancora, come si dice, i telefoni grigi a casa, o le cabine telefoniche, tutto il resto, non sono estraneo a quel mondo lì, o i fax, tutto quello che c'è stato. Faccio parte di quella generazione che secondo me è molto interessante e molto utile alla generazione successiva. E lo dico per quelli che vogliono scritturarmi nelle varie università, eccetera, per quanto non lo faccia di già, ma riguarda anche tutte le altre persone della mia generazione, nate alla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, perché sono persone che hanno visto i due mondi, è l'unica generazione che ha visto i due mondi. Siamo in due, uguale.
E credo che sia molto importante parlare, no, anche ai giovani, io insegno a dei ragazzi di 22-23 anni, con i quali mi sento per certi versi abbastanza ancora vicino, avendone 41 domani. Però vicine ricorrenti, no? E però mi sento alla stessa maniera di aver visto un mondo che loro non hanno visto e difficilmente riescono a immaginarsi, e che però è utile, no, per fare determinati ragionamenti sull'ecosistema attuale dei media. Noi abbiamo vissuto il passaggio dal Commodore Amiga al PC, al 286, e quindi si passa a un sistema che poteva essere a casa. Io ringrazio mio padre uguale, perché avevo 10 anni in quel periodo, e al tempo un computer costava 20 milioni. Era un qualcosa di... L'estensione di memoria di un PC... Oggi un telefonino era la banca, era un cervello grandissimo. Sì, sì, però al di là dei costi, insomma, c'è tutto quanto un pensiero pre-online, di cui siamo anche nostalgici, no, per certi versi. È un'evoluzione. Ripeto, io feci, questo qua lo posso dire, a 13 anni io feci la tesina delle medie, perché ancora si faceva l'esame, sull'ipertesto. Su come la maestra diceva, ma è vero quello che tu dici? E mi guardava tipo uno scemo, io ero contentissimo. Però questo era il livello di passaggio, c'era un qualcosa che succedeva. Noi in Sardegna poi abbiamo avuto ovviamente Volo FTP, il primo nodo, la prima email partita dalla Sardegna. Sai che oggi abbiamo ancora tanti ottimi programmatori, ed è per quello che io la base tecnologica ce l'ho giù. A un certo punto quello che si percepiva in quegli anni, quando iniziavano a legare questi floppy disk con la connessione a video online, eccetera, era proprio la vivacità della Sardegna, tutto quanto sembrava arrivare da... Sì, perché c'era Pavoncella, Nicola Grauso, fondatore, e poi grande anche editore, insomma, quello che ha fatto, però è interessante. Quindi da lì arriva l'online, arriva l'arte, sì. Già tre fattori che ti hanno avvicinato. Sì, arriva l'arte, come avete capito bene, l'arte arriva in maniera abbastanza strumentale. Non ho studiato arte, non sono esperto di arte, non sono uno storico dell'arte. Sì, sono un giornalista proprio, pur non avendo mai deciso di iscrivermi a nessun ordine, oltretutto. Benché me l'abbiano anche chiesto, no? A volte poi ci sono giovani giornalisti o aspiranti tali che vogliono accumulare risorse o articoli o come si dice, contributi per potersi iscrivere all'ordine. A me invece una volta mi chiamò un ordine dei giornalisti, non dico di quale regione, e mi disse, ma perché non... Era pregio averti. Ti possiamo iscrivere? Ma questo tanti anni fa, non so se fosse pregio oppure gli interessava che io versassi i contributi più che pregio, ma insomma, disse no, non... Onestamente, finché non capisco che mi è veramente indispensabile, non lo faccio e non l'ho mai fatto. Quindi ho sempre fatto il giornalista in maniera abusiva pure lì. Comunque io mi occupo, giornalista per capirci, quello che dice mia figlia a scuola quando gli chiedono che fa il babbo, ma poi in realtà mi occupo di contenuti, ok? Maneggio contenuti in maniera più ampia possibile come approccio, come accetto, come concetto. Questa è la cosa che mi sento di dire rispetto a quello che faccio. Quindi l'arte era semplicemente una passione, un interesse, il mondo delle mostre, il mondo dei musei, e abbastanza casualmente è successo questo. Poteva succedere sul design, poteva succedere tranquillamente sull'architettura, poi guarda caso le cose che ho fatto si sono allargate e adesso si occupano molto di design, molto di architettura, eccetera. E di anche di cibo. Sì, esatto, esatto. Poi esatto. Sai, credo che le cose possano succedere. Ma con poi... la stessa logica, il cibo, con la stessa logica, senza essere né un tecnico, né un esperto, né un fine degustatore, né un conoscitore dei profumi del vino o abile individuatore di vitigni. Questa mi affascina e in maniera molto, molto, cioè come si gestiscono i contenuti. Poi dopo la capacità mia è quella di circondarmi di persone che hanno quegli skill, no? Più che altro, e di coordinarli, di fare in modo di valorizzarli il più possibile. Di far sì che quello che queste persone producono a livello di contenuti e di autorevolezza abbia dei percorsi fluidi di divulgazione e di distribuzione verso il più ampio numero di lettori possibile. Questo è quello che oggi, ho fatto fino adesso in questi 20 anni qui. Oggi sei a capo di Art Tribune, hai creato, possiamo dire, da zero questa visione di editoria online, siete il primo sito del settore, o perlomeno quantomeno per visualizzazioni e per attività. Quindi significa che la tua strategia di contenuti è stata vincente. Oggi qualsiasi cosa tu digiti legata al mondo dell'arte apparirà un vostro articolo, se non il primo, comunque nelle prime 4 pagine. Questo significa che la copertura deve essere, il contenuto deve essere utile, da un lato per chi lo cerca, e B, deve essere fruibile, quindi raggiungere velocemente. Questo è una visione di strategia. Se lo guardiamo tecnicamente, c'è dal lato la strutturazione dei contenuti giornalistici o dei collaboratori, dall'altro anche una struttura di quello che è Art Tribune, non una struttura editoriale, perché ovviamente avete tanti settori, parlate di lavoro, di arte, di mostre e musei.
Come sei arrivato a costruire questo organigramma, diciamo, questa visione editoriale? Ma sì, c'è molta strategia, effettivamente, come tu hai notato, giustamente, ed è un rischio anche, no? Oltre ad essere un'opportunità. L'ecosistema digital adesso ti porta sempre di più a ragionare in questi termini, in termini strategici, in termini di furbizia dal punto di vista del SEO, in termini di appeal dal punto di vista social. E questa cosa è molto pericolosa. Noi cerchiamo di tenerne conto, di averla presente, di sfruttarla il più possibile quando è necessario e quando si presentano le occasioni, però sempre senza esagerare. Questo è un po' uno sforzo che cerchiamo di fare. Credo che questo tentativo di non eccedere nel farsi fare la linea editoriale da Facebook, nel farsi fare la linea editoriale Da Google Trends. esatto, da Google Trends esattamente. Sia in qualche maniera, arrivi in qualche maniera, se non alla testa dei lettori, almeno alla pancia, che capiscono che tu stai facendo tutta una serie di scelte, sui contenuti che tengono conto di alcune cose, ma che non sono completamente vittima del fatto che, quelle sono le mosse che devi fare per fare i numeri, no? Altrimenti rischiamo che domani i giornali li possano fare degli organismi di intelligenza artificiale, perché poi stiamo andando in questa Già, ci direzione. sono già, lo stesso New York Times ha un esperimento Quindi cerchiamo di relativo, fare in sì. modo di far sì che ci sia ancora molto fattore umano. Come lo facciamo? In tante maniere, scegliendo di occuparci di cose che sappiamo benissimo che non interesseranno un gran numero di persone, però comunque le copriamo, perché magari quella persona che sta in quella zona decentrata, in quell'evento non centrale, con un profilo molto periferico rispetto ad altre cose, però vedere che c'è un organismo nazionale che se ne occupa, per quel cluster, piccolissimo cluster di persone lì, può avere un grande valore, possono poi, chissà, espandere questo valore per altri percorsi che non sono quelli dei numeri di Google Analytics, ma magari sono un passaparola, sono un investimento pubblicitario che arriva per vie indirette, grazie proprio a quella cosa lì. Anche una Quindi nicchia. grande attenzione a quello. E poi attenzione a cercare di fare opinione, anche di fare polemica, anche di entrare spesso e volentieri non in conflitto, ma insomma di creare dibattiti e di prendere posizione anche a livello politico, no? Spesso lo facciamo senza avere degli schieramenti nostri, ma a volte a favore di un colore politico, a volte magari contro quello stesso colore politico, a seconda delle scelte che vengono fatte, ma quella è una cosa che probabilmente i robot non potranno fare mai, no? Cioè E tu in questo sei prendere. bravo, qua ti faccio un extra arte. Tu hai un sito che riguarda le problematiche di Roma. E Sì, questo è curioso, c'è. stando in pochi. Il buon Nicolella, che è qua dietro, poi dopo lo facciamo, mi ha suggerito questo, perché poi ovviamente essendo fuori dalle dinamiche romane, l'ho letto e caspita, è forte, è molto chiaro e schietto, ecco. Sì, un altro progetto interessante di come si può fare giornalismo oggi, no? Anche se anche questa qui è una cosa che è nata più di 10 anni fa, quindi abbastanza ante litteram come citizen journalism e anche ante litteram rispetto ai problemi della città, li ha sempre anticipati. Lì c'è stato, come in Art Tribune, in realtà un'osservazione, non so quanto consapevole, delle mancanze del mercato. Cioè, a Tribune, tu dicevi prima, siete forti. Sì, ma siamo forti anche perché c'è un mercato molto debole. È un parte merito nostro, siamo bravi, siamo fortunati anche, Questo cerchiamo di continuare ad essere veloci, anche se stiamo tutti invecchiando, perché, come ti ho detto, lavoriamo in questo settore da 20 anni, non è una cosa che non ha conseguenze, ovviamente. Quindi vorrei avere una decina di anni meno, o anche 15, invece no. Lo stesso i miei collaboratori, perché poi questa cosa è nata e cresciuta grazie al fatto che c'è un coeso gruppo di collaboratori che però insieme sta diventando sempre più grande, no? E questo nonostante cerchiamo di infilarci dentro i famosi millennial, eccetera. vuol dire che il mercato c'è, che è sostenibile. E Però, credo. dicevo, è anche colpa di chi ci circonda, nel senso Allora, che. io credo che se un mercato è inespresso e c'è un'opportunità, questa è una legge di mercato che sicuramente non decido io, è vero che è debole la concorrenza e vi permette di avere un posizionamento di leader, ma è anche vero che avete attuato strategie e il mondo dell'arte, non essendo digitalizzato, e quello che avviene nel mondo dell'arte avviene mediamente 5 anni dopo altri settori, e qua vuol dire che siamo davanti a una landa desolata, e il primo che può attuare, ovviamente in riferimento al target, quindi in riferimento al mondo dell'arte, delle strategie premianti, può avere un maggiore successo. Ma Sì, qua il problema è diciamo, capire che cosa funziona nel mondo dell'arte e che cosa invece no. lasciamo poco spazio, ovviamente, Sì. quindi è chiaro che poi per entrare in un mercato e affermarsi ci vogliono delle risorse notevoli che difficilmente ci sono in quel settore, in questo momento storico. Roma fa schifo, la stessa cosa. Cioè, cosa succede in una città dove
dove ci sono tantissimi contenuti perché moltissime cose vanno male, o comunque moltissime cose sono anomale, quindi interessanti da raccontare, totalmente surreali, anche divertenti per certi versi, anche se adesso mi diverto anche molto meno a vedere quello che sta succedendo, ma comunque strane, fortemente strane, e uno scenario mediatico locale che non è in grado di raccontare questa cosa. O non vuole. O non vuole, anzi, giustissima osservazione, probabilmente metà e metà, no, delle cose, anzi forse 51% non vuole per motivi clientelari, per motivi di equilibri, per motivi di potere. E quindi entri in questo settore qui e chiaramente come il coltello nel burro. Adesso lì è un dramma però, perché a breve ti trasferirai a Milano e che fai adesso? L'outsider, parli di Roma? Ma schifo, non è, diciamo che è un progetto di tanti cittadini, quindi ormai è diventata una cosa che è un progetto veramente molto diffuso, anche se ha una sua linea molto netta, che spinge su determinati temi, ha fatto entrare determinati temi. Pensa che adesso a Roma la polemica è che c'è troppo senso civico, secondo alcuni osservatori. Ci sono state recentemente delle polemiche secondo le quali c'è un eccesso di senso civico. Ovviamente non è vero, ma è la percezione che viene data da questo lavoro, perché ogni contenuto esce molto e quindi sembra che tutto il mondo si stia occupando di quelle buche, di quei graffiti sui muri, di quelle affissioni abusive. Allora esce pure qualcuno che dice: ma guardate che i problemi sono anche altri. Ovvio che sono altri, altrettanto ovvio che non è vero che la gente è così ossessionata dal degrado, anzi la gente è totalmente assuefatta al degrado in quella città, è proprio quello il problema. E su quel lavoro e su quella problematica lì, come un cuneo, cerca di inserirsi questa piattaforma di giornalismo culturale. Io l'ho sempre immaginata però come un esperimento di comunicazione, più che rispetto a quello che fa in sé, altrimenti avrebbe avuto un fine, no? Molti blog ci sono stati, soprattutto quando Roma fa schifo è nata, negli anni 2008-2007, c'erano tantissimi blog all'epoca anche sul... E piano piano questa cosa anche lì è scemata, perché poi erano blog che erano orientati contro la parte politica che era il governo in quel momento. E quindi poi, esaurita quell'esperienza, c'era una grande produzione, eccetera, della parte più grillina contro la parte al governo durante gli anni di Alemanno, andati al governo loro, hanno perso la voglia di denunciare online, eccetera. Invece questo progetto qui è rimasto sempre coerente. Io credo che la cosa che accomuna tutti i progetti che faccio è questa, ed è faticosissima, è la cosa veramente più massacrante, però è la costanza di essere sempre, continuamente, uscire sempre, continuamente con dei contenuti. I lettori sanno sempre che tu sei lì il giorno di Natale, la domenica, ogni ora della giornata con un contenuto nuovo. Questo è un concetto di costanza che nel web è premiante. Oggi, come dicevi prima, abbiamo i social network, le storie, su quello che vogliamo, vi è una mole di informazioni folle, ma anche la TV sta facendo lo stesso, Netflix in primis, voglio vedermi tutta la serie subito. Quindi c'è una voracità e una velocità folle di contenuti, tu per stare al passo devi pubblicare. Posso chiederti, due numeri su Art Tribune, quanti articoli pubblicate mediamente? Allora, siamo sul una dozzina di articoli al giorno, diciamo 70 articoli a settimana, 250 al mese, intorno ai 3.000 contenuti, 3.000-3.200 contenuti l'anno, perché poi c'è tutta la parte che esce soltanto su carta, perché poi c'è anche una parte cartacea che ha la sua importanza, anche se molto di nicchia, però è un prodotto anche molto interessante dal punto di vista sia estetico e di come pensiamo noi possa essere oggi un magazine cartaceo, sempre per mandare, oltre di fare delle cose, mandare anche dei messaggi. Poi ci sono una marea di contenuti che escono magari soltanto sui social, quindi ormai dire quanto pubblicate su web è una delle cose, come non ha senso dire quanto traffico fai su web. Facciamo un traffico, oggi guardavo le statistiche di ottobre 19 contro ottobre 18, abbiamo fatto un più 26, che è una roba non me lo ricordo, lo posso dire, quanti zeri? Lo guardo, se vuoi lo guardo e lo diciamo, taglielo, diciamo, però siamo su questi livelli di crescita, no? Erano 1.100.000 utenti unici al mese, una cosa del genere. E il pubblico è 1.100.000 di legato all'arte, affini, random. Questi dati non abbiamo la forza di averli, possiamo solamente immaginarli e intuirli, però profilare dei dati di un sito web significa investire talmente tanti soldi in agenzie di analisi, che non è la nostra portata, credo che sia la portata soltanto di realtà editoriali molto molto più ampie, e ormai manco più di quelle. Ti serve se devi vendere altri servizi? No, lo puoi fare internamente profilandoli tu,
cosa che ancora noi non abbiamo deciso di non fare, cioè puoi continuare a leggere soltanto se ti fai il tuo profilo, magari ti continuo a far leggere gratis oppure no, ma soltanto se diventi membro, a quel punto mi dai tutti i tuoi dati e io con questi dati spero di farci qualcosa, perché poi una delle grandi risorse grazie alle quali l'editoria potrà sopravvivere negli anni 20, visto che fra qualche settimana iniziano gli anni 20 e questo non è secondario, e saranno i big data, no? Cioè riuscire a capire cosa fanno le persone e insieme alle aziende che ti vogliono sostenere, capire come aiutarle a arrivare a quello che gli serve, no? Per detta in senso buono, detta in senso cattivo, sfruttare i dati che hai per vendere di più. I big data sono e saranno sempre di più la chiave, anche perché poi da lì c'è tutto, c'è analisi delle abitudini, consumi, ma soprattutto il know your customer, sai che cosa desidera. Se da un lato è spaventoso, perché dall'altro ovviamente stai sempre segmentando di più, dall'altro ovviamente è anche un'opportunità. Ora il problema è leggere bene i dati. Queste saranno anche una delle professionalità che saranno sempre più gli analisti, perché parli di milioni di dati, che non sono soltanto le visite uniche, ma parliamo di tutto. Questo Facebook insegna, ma le banche lo fanno costantemente con le carte di credito, sanno benissimo qual è il tuo stile di vita e ogni volta che ti arriva la newsletter della tua carta, che casualmente è proprio quella che tu servi. Sì, adesso è molto grossolano, no? L'output che danno queste tecnologie, ma in brevissimo tempo sarà super raffinato. Adesso è chiaro che tutti noi abbiamo questa esperienza ridicola per cui compri il biglietto per andare da Roma a Torino e poi dopo apri Facebook e ti offre i biglietti per andare a Torino, oppure compri l'albergo a Bari e dopo ti apri Facebook e arrivano tutte le pubblicità degli... Ma l'ho appena comprato, cazzo! È marketing, però è... Vuol dire che stanno capendo come gestire questa cosa. Lo faranno le macchine, lo farà l'intelligenza artificiale, si affinerà l'intelligenza artificiale. Ripeto, dobbiamo tornare ad avere un'ottica di decade, mentre negli ultimi anni abbiamo avuto delle ottiche o di triennali oppure addirittura trimestrali. Invece dobbiamo capire quello che succederà nel prossimo decennio, no? E nel prossimo decennio queste cose si struttureranno e daranno, se possibile, daranno anche un contributo alla qualità della vita, non necessariamente un aumento dell'assillo pubblicitario verso il target, secondo me. Ma quando arriva anche la coscienza, arriva anche la difesa, quindi in qualche modo ci saranno sempre di più limiti, perché oggi i bambini nascono col computer in mano e quindi ora il problema sarà quale contenuto tu puoi fruire e a quale età. È una mole di informazioni forse eccessive, forse anche troppo per la tua età, e lì allora bisogna rilavorare sull'educazione, però, che quella non è digitale, ma è dei genitori. Però anche i genitori devono sapere, perché parlo ai bambini, perché loro poi saranno i prossimi 20 anni, no? E questi nascono già profilati, nominali, e noi stessi, i genitori, raccontando la loro storia anche nei loro social network, stanno già creando la loro storia digitale. Mia figlia ha 8 anni, già ha la sua email su Google, ogni tanto la apre, quindi Google sa quando questa bambina apre la mail, cosa fa, a chi risponde, e in che momenti della giornata sta davanti a uno schermo, in che momenti no. Quanto è lungo il testo con cui lei risponde, quanto impiega a scriverlo, tutto quanto. Bisogna vedere poi come queste cose verranno utilizzate. Io sono abbastanza fiducioso perché le persone hanno una enorme capacità di difendersi rispetto all'attacco degli eccessi mediatici, soprattutto per quanto riguarda le informazioni commerciali. C'è una capacità di difendersi grandissima dell'essere umano che non viene, secondo me, superata. Tendenzialmente poi prendi quello che ti serve veramente e tralasci tutto quello che è di troppo, il motivo per cui poi tante forme di pubblicità tradizionali che ci hanno accompagnato nei decenni passati sono in fase di smaltimento, stanno scomparendo, no? Ad esempio il banner, cioè le persone prima guardavano il banner, si vendevano il banner, cliccavano addirittura il banner, pensa un po', e adesso tutti quanti hanno imparato a concentrarsi sulle cose. Quando noi scrolliamo delle pagine, a volte anche in mezzo entrano delle informazioni pubblicitarie o degli interruzioni di tipo banneristico che vengono dal nostro occhio automaticamente bypassate. Infatti si vendono sempre più difficilmente, non valgono più nulla, salvo nelle piattaforme verticali come la nostra, dove queste cose sono molto più resilienti. Così abbiamo detto, un tempo di lettura più alto. Sì, non so quanto sia quello, quanto sia proprio il fatto di essere in un settore verticale dove vale la pena farsi... È la logica delle vecchie riviste d'arte contemporanea, no? Che ancora resistono e spero che resisteranno ancora a lungo con tutte le pagine iniziali di pubblicità, no? Lì non è un risultato di un percorso di marketing, è l'anti-marketing quello di mettere tutte le pagine pubblicità insieme. Te le devi mettere strategicamente, no? In mezzo ai contenuti, invece concentrate, invece funziona in quel modo lì. E fa parte delle caratteristiche specifiche e peculiari dei singoli settori, insomma, in quel settore lì funziona così. Io poi ho la fortuna, come dicevi prima, di stare almeno in due settori,
perché mi occupo 50-50, anzi 100-100 di un giornale di arte e cultura, di un giornale di enogastronomia, e vedo le differenze. No? Beh, sono molto, i due settori sono molto simili, e questo è il motivo per cui io riesco a fare entrambe le cose, perché le dinamiche sono veramente molto simili. Poi si distinguono per quanto riguarda i dettagli. Lo schema è lo stesso, l'architettura è la stessa, ci sono delle persone che producono creatività, che in un caso sono gli artisti, in un altro sono gli chef, poi ci sono dei luoghi dove questa produzione viene distribuita, le gallerie da una parte, i ristoranti dall'altra. Pubblico a volte affine? C'è un pubblico che è affine, che in qualche maniera deve dimostrare anche la propria possibilità e capacità di spendere o di investire in queste cose. In un caso è il conto del ristorante, il viaggio per arrivarci, in un altro caso eventualmente l'acquisto di un'opera d'arte, anche lì il viaggio per andare a vedersi una mostra o qualcos'altro. E poi ci sono gli eventi, che sono del tutto sovrapponibili. In un caso sono i congressi gastronomici, in un altro caso sono le fiere, con le stesse dinamiche, col gruppetto che si vede nelle varie tappe in giro per il mondo, alla stessa identica maniera, con gli stessi identici tic. Per cui poi dopodiché appunto cambiano i dettagli, non sarebbe pensabile fare, io faccio sia il giornale cartaceo di Art Tribune sia il giornale cartaceo di Gambero Rosso. Una volta ho provato a dire ai colleghi del commerciale di Gambero Rosso di mettere tutte le pubblicità da una parte, ma hanno guardato come, poi magari provandoci a farlo funzionerebbe, ma non è concepibile in quel settore fare una cosa del genere, perché c'è una logica più da magazine normale, da edicola, per cui poi metti dentro un mensile che ha un'articolazione più tradizionale, la distribuzione della pubblicità non sarebbe possibile farla in quel modo, non vince il fatto che tieni tutto pulito e accorpi la pubblicità da una parte, perché in quel caso gli investitori si sentono non valorizzati da essere messi vicino a altri investitori, ma si sentono squalificati, si sentono danneggiati, quindi piccoli dettagli. Poi dopodiché il settore dell'arte è veramente ora in questo momento in grande difficoltà oggettivamente, no? Rispetto a c'è tanta necessità di fare cose nuove. L'altro giorno in una chiacchierata simile a questa, senza tutte queste telecamere, ma davanti a un pubblico, riflettevo su quanto sono indietro, tra virgolette, no? Poi è chiaro che ci sono tante eccezioni e tante persone che lavorano in maniera un po' più evoluta, però quanto sono indietro gli uffici stampa nel settore dell'arte, cioè addirittura si chiamano ancora uffici stampa. Nel settore della gastronomia, se vai da qualche agenzia di comunicazione che si occupa di un prodotto, di un ristorante, di uno chef o di un'azienda, e gli dici che quello è l'ufficio stampa di, ti riprende, no? Ti dice no, ma noi non siamo l'ufficio stampa, c'era 20 anni fa, adesso noi siamo un'agenzia di comunicazione che ci occupiamo di n cose, una di queste n probabilmente che vale insomma, il 7%, l'8% l'attività di ufficio stampa, ma è una delle tante. Invece nel settore dell'arte come comunicare questa roba qui è complicato. Poi questa roba qui, che sono in larga parte, non solo, ma in larga parte le mostre, sono rimaste a una capacità di coinvolgere il pubblico veramente molto molto bassa, senza che nessuno, anzi che con una larga parte di attori del settore che si vanta di questo totale distacco dal target, dal pubblico, di questo fatto di completamente di ignorare la necessità di coinvolgere, di essere engaging. Ricitiamo la seconda volta Nicolella, che durante un talk come il tuo disse: nel mondo dell'arte il pubblico è uno dei pochi mondi in cui il pubblico vale poco. E questa è una dimostrazione, perché se poi alla fine la galleria deve vendere su 10 collezionisti, su 5 collezionisti quell'opera da 1 milione, tutte le 600 che possono passare alla mostra, è quasi una perdita di tempo, un'attività. Quindi sì. Dobbiamo iniziare a capire. Ci siamo accorti poi che nel mercato attuale, per vendere anche l'opera da 1 milione, devi restituire delle esperienze. Se le esperienze non le costruisci, poi è chiaro che quando costruisci delle esperienze sono per tanti, poi dopo vendi a pochi, ma hai costruito un'esperienza per tanti, quei pochi vendono, comprano anche perché vedono che quel contenuto è coinvolgente rispetto a molti. E con i social, arrivano i social, allora vediamo le grandi gallerie che iniziano a prendere i vari social media manager, iniziano a generare contenuti e addirittura arrivano collezionisti a prendere visibilità sempre più personali, facendo quasi un'attività di personal branding e viceversa un'attività. Sì, sta cambiando. I collezionisti si muovono, alcuni si muovono in maniera veloce, rapida, fanno da soli, diventano dei personaggi. Non è il problema dei collezionisti, il problema è un po' dei musei, ma alcuni l'hanno capito e stanno cercando di prendere delle contromisure, addirittura lo Stato, no, assume social media manager nei musei pubblici, quindi probabilmente, non dico che risolveranno il problema, ma almeno hanno capito il problema. Invece le gallerie private sono veramente, da questo punto di vista, mi sembrano veramente, non mi viene in mente, anche in una città come Milano, dove tutto negli ultimi anni tende a provare a proporre delle novità e dei format che spesso sono avanti anche a livello internazionale,
non mi viene in mente una galleria veramente innovativa che ha provato a cambiare il linguaggio, a cambiare la proposta, a cambiare il target di pubblico. Ci sono degli episodi, però poi aprono dei giovani, aprono delle gallerie che sembrano le solite gallerie degli anni 90. È vero che gli anni 90, mai trascurarli perché ci siamo dentro fino al collo probabilmente, però insomma vedere dei trentenni che aprono una galleria d'arte uguale, identica a quelle che vedevo aprire con entusiasmo, vedevo aprire come nuove gallerie nel 2001, mi fa un po' pensare, no? Io sono d'accordo e su questo anzi mi aggancio all'ultima domanda. Qua è un problema di visione, quindi io credo che tutto quello che hai appena detto sia sacrosanto, lo condivido, ma in risposta alla tua dico che questa è un'opportunità, perché c'è l'opportunità di far tanto in un mercato che è grande. E allora bisogna capire, devi avere il coraggio e la visione di provare a cambiare le cose o comunque trovare nuove vie. Sono sicuro che non cambierai il mondo dell'arte, ma potrai avere grandi soddisfazioni e pian piano fare un'innovazione di processo. Cosa consigli nel tuo campo, nell'editoria, a un giovane scrittore o un giovane contributor, chi vuole operare in questo settore? Che cosa guardi, che cosa vuoi, che cosa pensi che possa fare domani? Dunque, una cosa molto secca, senza stare a fare tante ipotesi, perché qualsiasi ambito può rappresentare delle sorprese, no? Nel settore dei media è così, no? Fino a 10 anni fa, o forse anche qualcosina in più, la radio era considerata morta. Media vecchio, adesso è il media più in salute in assoluto nel panorama. Non sto a dire i vinili, non sto a dire altre cose. Stanno tornando anche loro, adesso anche no, non solo stanno tornando, ma i dati di vendita travalicano qualsiasi ottimistica previsione, nel senso che quello che poi decide il pubblico rispetto a un ambito mediatico non è molto prevedibile, anzi quando decidiamo che qualcosa è morto e sepolto, la mail era morta qualche anno fa, Cioè i sistemi di messaggistica istantanea, Telegram, WhatsApp, eccetera, WeChat, dovevano aver distrutto la mail, parleremo solo in quel modo lì. La mail ha trovato una nuova dimensione di ruolo, potentissima, perché è l'unico mondo dove tu puoi decidere quale tipo di contenuto ricevere, perché se tu ti abboni, ti abboni, come si dice, ti metti like su Artribune su Facebook o su Instagram oppure se aspetti che i contenuti ti arrivino perché ricerchi su Google, sei in qualche maniera mediato da un algoritmo, sempre. Quindi Facebook non ti manda quello che tu decidi di ricevere. Fai like a 10 pagine e lui ti manda una di queste 10. Poi ogni tanto prova a vedere come reagisci se la seconda, però tu non lo puoi usare da segnalibro come si usava 10 anni fa Facebook, 2008-2009. La mail diventa invece, la newsletter diventa invece un settore straordinario, arrivano grandissimi investimenti sulla newsletter, il progetto di Quartz, in Italia c'è Good Morning Italia, ci sono ormai tutte quante le nostre realtà, tu stesso, no? Sì, comunichi molto, diventa un permission marketing, cioè hai la possibilità di toccare, quindi mai fare troppe previsioni sui media perché alla fine veniamo smentiti. Per i prossimi che decide che cosa vuole, e questa è la cosa buona. Infatti, decidi, le no? newsletter aumentano, quando sei tu a decidere quando, come riceverla. Esattamente. Allora, quando è facile disiscriversi, perché devi percepire anche questo, ci hanno aiutato molto anche le nuove norme sulla privacy, perché hanno tolto la forza ai prepotenti che ti mandavano la newsletter anche se non la volevi, perché adesso è molto facile prendere delle penalità, delle multe. Questo qua ha fatto sì che le persone adesso la mail te la lasciano, perché sanno che non puoi fare tanto il coglione. Per cui te la lasciano, sanno che ricevono quello che tu gli dai, se a un certo punto si scocciano di quello che tu gli dai, interrompono e non la ricevono più, cosa che non puoi fare in nessuno degli altri ambienti. Quindi la mail è ritornata potentissima e tanti ci stanno investendo. Noi per primi la consideriamo fondamentale. Quando io pubblico un articolo e metto un titolo e un abstract, penso al titolo e all'abstract in funzione del fatto che poi viene distribuito su quel canale. E quelle robe lì sono quelle che vede la persona lì. Poi dopo penso anche ovviamente al titolo Facebook, che magari è molto diverso dal titolo web perché deve toccare quell'altro pubblico, eccetera. Quindi è fondamentale. Quindi questa lunga premessa solo per dire che le previsioni sono fatte proprio in questo caso per essere smentite, però direi che per i prossimi, non 10 perché non esageriamo, ma insomma per il prossimo triennio degli anni 20, io starei molto attento alla produzione di contenuti audio. Sarei molto attento su questo aspetto qui, credo che ci sia un grandissimo, una grandissima, sia pronto il pubblico, c'è una grandissima preparazione, una grandissima voglia di contenuti di quel tipo, una grandissima domanda. Rapidamente tutte le persone, anche persone anziane come me, si stanno abituando ad andare in giro con l'auricolare attaccato al telefono e per sfruttare i momenti
della giornata, che sono tanti o sono pochi, ma comunque ci sono, tutti ce li abbiamo per forza, in cui dobbiamo fare altro, e questo altro ci consente però di avere un piccolo spazio di attenzione, di concentrazione intellettuale per imparare qualcosa in più. Quindi, mentre vado in bici al lavoro la mattina, adesso ho la possibilità di ottimizzare ancora di più, ma non per essere imbruttito e dire che bisogna per forza ottimizzare le cose, perché poi uno può anche pensare a nulla, no? Giustamente. Però c'è una fascia di una bella percentuale di persone che questo tipo di comportamento ce l'ha, tende a stare attento al tempo in maniera ossessiva, e quindi perché non utilizzare questo tempo, prima si faceva soprattutto con la musica, anche con dei contenuti, con delle storie di approfondimento. E quindi penso che dobbiamo fare in modo che nel settore dei podcast, nell'ampio mondo dei podcast o delle web radio, se vogliamo addirittura andare su un livello di broadcasting vecchio, tra virgolette, che però vecchio abbiamo visto che non è, dobbiamo inserire dei contenuti culturali. Di più, innanzitutto avete parlato, perché ne avete chiesto anche a me un contributo nella vostra edizione di Arte Boom, dove si parlava proprio di podcast. Esatto. E io stesso ho detto le tue medesime parole: puoi fare il tuo quality time doppio, perché fai altre cose dove non sei impegnato mentalmente. Io uso iTunes, Spotify, tanti podcast che mi stanno dando grandi soddisfazioni, ma quelle di più per me il futuro saranno anche gli assistenti vocali. Io sono stato il primo ad aprire su Amazon Alexa e su Google Assistant, dove lì addirittura parli e interagisci, e quindi tutti i miei video e tutti i podcast sono pubblicati lì, e lì cresco a due cifre alla settimana, anche per poi legato ai libri, dove ci sono interazioni con il libro chatbot. Io credo in questi video. In questo momento sono sicuramente i più forti, ma si sta inflazionando il contenuto, anche perché ovviamente devi avere le cuffie, l'audio, oppure leggi, se vuoi, sottotitoli in grafica. E sono stati la chiave, tutti quanti volevano il contenuto più lungo perché allungavano la permanenza. Quello sarà una nuova chance. Ricordiamoci che in America i podcast ormai sono... Dilagano, anzi sono quasi in fase discendente, noi adesso stanno diventando fighi, però quello sarà... Il mondo dei media è chiave sempre il concetto di distribuzione, no? Possiamo fare i contenuti che ci pare, però poi se non teniamo conto di come vengono distribuiti e di come cambia in maniera fluida il mercato della distribuzione, non abbiamo fatto tutto quanto per bene il nostro lavoro. In questo caso è interessante, no, quello che dicevi, cioè il mercato della distribuzione è cambiato molto. Si sono sempre prodotti contenuti audio di approfondimento, c'era la radio, però era quella la distribuzione e basta. Adesso abbiamo tutti quanti noi che abbiamo a disposizione dei terminali che possono distribuire contenuti audio. In più abbiamo tutte le nostre case che nel giro di pochi anni, con le quali parleremo nel giro di pochi anni, perché accenderemo la luce con la voce, comanderemo gli elettrodomestici con la voce per una buona, sempre una maggiore percentuale. E poi abbiamo le autoradio. E interagisci che stanno con i libri, perché c'è anche il libro chatbot adesso che te lo fa fare, certo, con quello. Certo. E quello è comunque un'evoluzione di processo. E poi abbiamo le autoradio che si stanno trasformando anche queste in terminali, in terminali connessi, e quindi dentro il momento del guidare, dello spostarsi, del commuting è molto strategico in questo, no? Quindi stiamo nei treni, stiamo in bici, stiamo in motorino, e stiamo in macchina, e se riusciamo a dare dei contenuti interessanti alle persone che stanno che hanno questa esperienza, che sono la schiacciante maggioranza e cubano una quantità di miliardi di ore straordinaria ogni anno, tolta la percentuale che vuole ascoltare musica legittimamente, scopriamo che c'è un grandissimo spazio per dei contenuti, che poi bisogna vedere come renderli sostenibili e come coinvolgersi l'attenzione degli investitori, che devono aiutare noi che produciamo i contenuti a stare in piedi. E il modello di business, e capire anche tu quanto sarai utile alla pubblicità. Questo talk sarà in podcast, quindi visto, e torneremo, lo potremo ascoltare in bici. Io ti ringrazio, ma Nico, vieni qua due minuti. Padrone di casa, dai, così saluti il direttore. Devi parlare a voce alta, però, vieni qua in mezzo. Parlo a voce alta perché non ho il microfono. Mi è toccato ospitarli, tutti e due. Hai anche dovuto ascoltare in anteprima, no? Tutto, però mi è parso molto interessante. Se ho imparato delle cose io, figurati a casa. Grazie dell'ospitalità. C'è un po' di Motel Nicolella anche qua. Grazie, ecco, direttore, grazie. È stato un piacere. Tante cose da fare, tu ti devi innovare, Nicolella. Solo podcast. Non troppo, che poi dopo mi... Solo Arte Concast podcast.